In questo video andremo a vedere la configurazione centrale dei due tipi di collegamento realizzati in precedenza sul sensore volumetrico. Lo faremo utilizzando il software SmartLig. Questo vi aiuterà a comprendere meglio come le centrali interpretano la resistenza vista sui terminali. Dal programma clicchiamo su zone in modo da visualizzare la lista di destra. Il primo della lista si riferisce al terminale T1. Il campo terminale fisico infatti riporta la dicitura centrale T01, proprio dove abbiamo collegato il nostro sensore. Dovete sapere che i terminali a cui collegare i sensori, che funzionano da entrate, prendono il nome più specifico di zone. Facciamo doppio clic sulla prima riga per aprire la configurazione della zona. In questa finestra il terzo campo in alto a sinistra ci permette di impostare il tipo di bilanciamento. Per il collegamento base, cioè non bilanciato, lasciamo quello di default, normalmente chiuso, che guarda caso è anche il nome del morsetto del relè di allarme del nostro sensore. NC infatti vuol dire normalmente chiuso. Se clicchiamo sul tasto tempo reale, la centrale leggerà il valore della resistenza vista sul terminale T1. In questo momento vediamo la linea rossa che si trova in corrispondenza dello 0. Se il valore si trova all'interno della fascia verde, la centrale considererà quella zona come a riposo. Ora facciamo rilevare un movimento al sensore. Come potete vedere, la linea rossa si è spostata all'estremo superiore e trovandosi nella fascia rossa, la centrale considererà questa zona in allarme. Ora possiamo simulare un cortocircuito sul filo. Con un semplice spillo ho forato il filo nero e giallo. Ora che i fili sono in cortocircuito, proviamo a far rilevare del movimento al sensore. Come potete vedere dalla linea rossa, la centrale vede il sensore ancora a riposo, nonostante questo stia rilevando del movimento. In questo caso la centrale non segnalerà mai il guasto o la monomissione e l'unico modo per rilevare l'anomalia è attraverso dei test periodici. Ora verifichiamo il collegamento con il bilanciamento singolo. Inseriamo la resistenza. Ora dal programma, come tipo bilanciamento, scegliamo bilanciato. Come potete vedere, l'ommetro grafico ora riporta una fascia in più, quella gialla. Attiviamo la lettura della resistenza in tempo reale. Siccome abbiamo inserito in serie al nostro contatto di allarme del sensore una resistenza di 6,8 kΩ, la linea rossa si trova nella fascia verde in stato di riposo. Se facciamo rilevare un movimento al sensore, la linea rossa si sposta nella fascia rossa per poi tornare in quella verde non appena il sensore torna a riposo. La linea rossa si sposterà nella fascia gialla solo nel caso in cui il terminale rileva una resistenza inferiore a 5,6 kΩ. Ora simuliamo anche in questo caso un cortocircuito sul filo. Come potete vedere, ora la linea rossa si è spostata nella fascia gialla e la centrale vi segnala immediatamente il guasto o manomissione del sistema, facendo suonare la sirena. In questo caso non sentite la sirena perché non è ancora collegata. Queste fasce possono anche essere ridimensionate trascinando le frecce con il mouse o agendo direttamente sul campo testo corrispondente. Per cui posso anche utilizzare un valore differente di resistenza, per esempio una da 3,9 kΩ. Sostituiamo la resistenza sul sensore. Ora il singolo bilanciamento è realizzato con una resistenza a nostra scelta. Nei prossimi video vedremo ancora altri tipi di collegamento.